Gute Nacht, 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6. Eccoci a noi, stasera ci prepareremo la salsa fatta in casa, fresca. Ci sono due possibilità, o prendere i pomodori e farli a freddo, quindi tritarli e poi unirli al basilico e metterli nei nostri contenitori che abbiamo prima bollito in acqua e fatto asciugare in maniera sterile. Seconda alternativa è quella con la cottura, e la nostra cottura la andiamo a fare adesso. Quindi prendiamo i nostri pomodori e li andiamo a lavare sotto acqua calda. Questa è una specie di sterilizzazione biologica senza l'utilizzo di niente, assolutamente niente. Acqua calda. Quindi adesso stanno andando nell'acqua calda, procediamo a pulirli e quindi a tagliarli già in pezzi per poterli andare a mettere all'interno del nostro quindi o della pentola, dipende che cosa dobbiamo utilizzare, eh? Quindi io faccio semplicemente così. Se usate questi sono i pomodori più buoni, perché veramente sono stra succosi e dolcissimi, quindi vi viene una salsa buonissima. Dunque, arrivati a questo punto, noi andiamo a mettere un chilo di pomodori nel nostro bimbi. Mi spiace il coro dietro, ma purtroppo il bambino che non sta bene, e anche a cucinare me lo devo sentire piangere. E purtroppo mi tocca anche lasciarlo piangere un pochino ogni tanto, se no non me la cavo più qua. Dunque, quanti? Tanti. Più di un chilo, hai superato il massimo. Allora, tiriamole fuori un pochino, poi glieli vado a mettere man mano che vado cuocendo. Allora, si parte da una base di un chilo. Se voi volete farne di più, fateli tranquillamente. Allora, io li metto nel bimbi. Se avete una pentola, li metterete nella pentola. Io questi glieli vado a mettere man mano che il pomodoro si va stringendo, eh. Adesso mettiamo la cipolla, l'aglio e il sedano. Quindi aglio, uno spicchio. Oh yes. Quindi aglio, eccolo qua il nostro olio, lo tagliamo così e voilà. Cipolla, ne metto poca perché spento l'aglio, poi non è che stia mettendo, voilà. Cipolla, sedano, pezzetti. Adesso, che sia la vostra pentola o che sia il vostro bimbi, bisogna portarlo in cottura. Decidiamo quindi se metterlo in pentola o nel bimbino. Potete anche metterlo nella pentola, magari se avete dosi più elevate. Allora, andando a cuocere, mettiamo il specchio, 30 minuti, varoma. Dunque, 30 minuti. Trentolino, 30 minuti, abbiamo detto varoma, anti-orario, velocità 1, sì. Perché non, ah, ok, velocità 1, con misurino, dice, inclinato, ma con questo misurino è, penso, improbabile metterlo inclinato, vabbè, così. Proviamo così, anche perché anche a voler scendere invece di andare a chiudere completamente. Facciamo passare i nostri mezz'ora e arrivati a quel punto procediamo ad aggiungere basilico, prezzemolo, timo, prezzemolo, se ce l'avete anche la maggiorana. Intanto io metterò dentro anche questi pomodori man mano, eh. Ci vediamo dopo.
Mentre che prepariamo la nostra salsa, noi ne approfittiamo a sterilizzare i nostri barattoli. Se avete uno sterilizzatore, tutto sarà molto più semplice. Se non avete lo sterilizzatore, chiaramente andiamo a pulire i nostri barattoli. Io voglio provare con questo sterilizzatore, è molto molto comodo, è quello per bambini. Dei bambini, insomma. Pensate, non lo potrò chiudere sicuramente, però l'alternativa la prendiamo. Vediamo se ci entra nel nostro vetro. Altra dilemma. No. No. Alternativa. Questo non ci entra nel micro. Quindi togliamo anche questo. Sei già... Questo lo spetta la lucina, ti fa paura? Ah, no. Proviamo così? Cioè, ho preso io il forno microonde spigato. Cioè, basta. Non si entra proprio nel merito, tra... Faremo una bottiglia per uno o due. Neanche. Una. Va bene anche così, che problema c'è? Tanto metto questo. Comunque, per sterilizzare occorre 7 minuti con il forno che io sto litigando a microonde. Ma non va bene. Temperatura. Adesso è proprio scocciato però. Ci entra? Cosa lo metto un po' in pausa? Vabbè, abbiamo messo temperatura med e adesso andiamo per 7 minuti. Mi sento già esplodere. Devo preoccupare? Sì. No, ma non sento. Però si ferma. Ah sì, perché non mi gira più il coso ovviamente. Va bene, dai. Sterilizziamo i nostri barattoli nel frattempo e poi attendiamo la nostra salsa. Ottimo. La nostra salsa direi che è bella cotta. La nostra mezz'ora è passata. Adesso andiamo praticamente... Ho già sterilizzato anche i barattoli, se ve lo fa vedere. Non ce li ho qua io. Io mi sto pulendo un attimo il tappino. Vedete, li ho messi lì a goccolare, pronti per essere utilizzati. Allora, la nostra salsa. Se ti metti un po' più distante, ok. Cosa facciamo adesso? Prezzemolo. Allora, io non lo faccio in grandi quantità, proprio perché comunque penso di utilizzarlo sempre nel più breve tempo possibile. Chi fa la salsa in casa di solito ne fa grandi quantità, può farla in grandi quantità, ma chiaramente il nostro barattolo, dopo che l'abbiamo riempito, andrà sterilizzato nuovamente capovolto dentro uno straccio e in una pentola con acqua calda, con acqua che va a bollore. Poi, una volta che è stato bollita, si ripone sdraiata tra degli stracci a riposare almeno 24 ore. Allora, prezzemolo, basilico se l'avete fresco è meglio. Qui dentro c'è la maggiorana e il timo. È vero quello che hai messo adesso, era il basilico. Sì, ho detto prima il prezzemolo e adesso il basilico. Allora, andiamo a tritare tutto con il bimby un minuto a velocità 8. Se avete il mix o il mini pinner, ai tempi in cui vedete che la nostra salsa è diventata proprio una salsa. Allora,
Questa è la da far vedere. Andiamo a tritarlo, quindi togliamo, avevo detto velocità 8 per un minuto, piano piano arriviamo alla velocità 8, anche perché questo è un nuovo bimbi e non so come reagisce con le cose bollenti. E mi fa anche paura. Piano piano, mi sta tremando pure la mano, ecco, dalla paura. Ma che profumo di salsa, ragazzi. Allora, pronti per invasare. Occhio. Faccio vedere. Oh, adesso la vedono tutti, non ti preoccupare. Non ha l'odore di quella comprata. No, perché è quella fresca. Allora, fatta così, adesso invasata, messa capovolta per creare il sottovuoto, vi dura, sì, ma non pensate vi duri tanto. Mesi a mesi. Quindi, che mesi e mesi. La tieni lì e la usi, cerchi di usarla il prima possibile, ne fai anche meno dosi possibili. Ve l'ho detto, se volete fare che vi duri molto di più, passate dopo la invasatura a metterli a sterilizzare in acqua con la pentola, quindi a bollire, e dopo li fate sdraiati a riposare dentro un canovaccio asciutto in modo che va a riposare 24 ore. Allora, porto qui i miei barattoli che ho sterilizzato. Siete sempre più in là, possono vedere tutti. Adesso è bello pesante e anche bello bollente. Spero che non schizzi fuori. Au! Allora, mai riempirli fino al collo, quindi lasciamo sempre 1-2 centimetri. Ma con il collo non rischia di scoppiare il vetro. Io non tolgo le bucce, c'è chi invece le passa e va a togliere le bucce. Sì, dai, sono bastati questi. Ottimo. Allora, quando hai fatto troppo, vado ad utilizzarla, chiaramente mi ci do un'altra passata col mix io, eh. Adesso io amo la salsa fatta in casa. La chiudiamo con i suoi barattoli, anche se noto con piacere che questo forse era il suo. No, mi sa che era questo suo. Non sbagliate coi tappi, eh. Io non sono il modello allora, perché sto sbagliando con i barattoli. Brucia tantissimo. Tutto quello che adesso dobbiamo fare è passa di qua. Prendere i nostri barattoli. Senti che c'è l'aria. Appoggiarli capovolti. Oh, fermati che mi sto bruciando. Oh. Così. Questo non ti brucia. 1, 2, 3, mamma mia. Fatelo con molta calma. E non di fretta. Ok. Barattoli capovolti. Quando sono freddi, li rimettete giusti e sono pronti per l'uso. Allora, qui c'è la nostra salsa fatta bella fresca. Buona pasta al sugo a questo punto.
e ci rivediamo alla prossima ricetta. Oggi è troppo calda. Un bacione a tutti.